Buongiorno. Allora, dato che me l'avete chiesto e ce l'avete chiesto, vi stiamo portando nella nostra vacanza di questo anno. Andremo 2 o 3 giorni, dove amore? A San Marco, se non erro. Sì. E vabbè, dopo Battipaglia, per farvi capire, tanto Michele vi sta facendo vedere tutte le cose belle. E c'è un tempo, pure l'altro anno, siamo partiti che pioveva, anche quest'anno sta piovendo. Dovrebbe essere un hotel relativamente tranquillo, poi oggi verso le 5 abbiamo la spa, la piscina, insomma cose del genere, e adesso c'è anche traffico. Quindi signori, ci vediamo più tardi. Oh, è passato un po', sono passate 3 ore e 40 più o meno e siamo e siamo arrivati, ragazzi. Una camera di hotel veramente bellissima, l'hotel sembra molto molto bello. La parte più importante, che è il bagno, la vediamo tra poco. Nel mentre, quanto è bella, cioè proprio pulita, bella fresca, molto moderna, con questo stile un po' particolare, quasi marittimo. mi piace molto, molto bella. Vabbè, ci abbiamo il televisore, ci abbiamo il frigo bar, ci abbiamo il condizionatore gigante, divanetti, tavolini, veramente bellissimo. Io e Veronica abbiamo una fame, che sono le tre, e ancora non abbiamo assolutamente mangiato niente. Mm-hmm. Quindi andiamo a vedere il bagno. Ma... No, è carino. No, ammazza, è carino, vieni. Ci sta. È un bagno umile, è un bagno incredibile, c'è la tazza, c'è il bidet, c'è tutto. Abbiamo la vista porto. Mm-hmm. Che ci sta? Molto bello. È molto molto bello, ci piace. Namo, per favore, che ho fame. A few moments later. Andiamo a pranzo, però utilizzo il cellulare perché sennò chi se ne frega. Mm-hmm. Lei ha preso il classico toast al formaggio. Com'è? Ma. Questa qua dicono che focaccia cilentana. Poi andiamo a cilentana. Va bene? Va bene. E poi sempre un'altra focaccia con mortadella, pistacchio e stracciata, che non so dove è andata la stracciata, magari l'hanno stracciata. Arrivederci, cioè questo qua è il pranzo. Focaccia probabilmente surgelata, purtroppo. Cilentana. Non è male. Ci sta. Siamo a mangiare 3. E adesso? Ce ne andiamo dove? Alla spa. Che noi amiamo la spa, vero amore? No, infatti penso che andremo alla spa 10 minuti e andremo in piscina al mare. Guarda, c'è scritto massimo 2 ore, ma non c'è problema, perché tanto 10 minuti. Allora, la raccontiamo questa? Ok. Dovevamo fare questo giro emozionale. Tra l'altro c'è un tempo veramente pessimo, ragazzi. Speriamo che domani migliori, no? Ah, dovevamo fare questo giro emozionale con lo scrub, la sauna, l'aria calda, la sabbia di sale, la sabbia di cose, tutte cose pazzesche. Io e Veronica di nostro siamo schicchinosi. Vabbè, quanto siamo durati là dentro, amore? 2 minuti. Volete sapere qual è stata la sua scusa più forte per dire che volevamo andare via da là? Che io soffro di pressione bassa. Mi ha detto, amore, io so perfettamente che tu soffri di pressione bassa. No, dobbiamo andare via, ma poi perché quella lì. Lui soffre di pressione bassa. Tipo se andavamo via e qualcuno ci diceva, ma perché andate via? Beh, nel mentre stiamo sempre qua in piscina, anche se abbiamo il mare a 2 metri. Siamo in piscina, molto molto bello, molto molto questa molto è bello. Spa, sì, questa è le spalle alle spalle. E questa è una piscina riscaldata, salata. Vabbè, comunque sempre molto bello, sai. Pensa se lo pagavamo, perché era incluso nel. Pensa se dovevamo dargli i soldi. Pregati, si è fatta sera. Non sto registrando con la videocamera quella buona, sto comunque col cellulare, quindi portate pazienza perché non era un video dedicato alla cucina, al ristorante, eccetera eccetera. Praticamente siamo bordo mare con dei capannoni molto carini. Scopato, ho detto, signor. Lì abbiamo già una piscina illuminata all'hotel e non vi gridi, intanto. Poi me lo diranno loro, ve l'ho detto. Ormai faceva ridere così. Vi facciamo vedere giusto l'antipasto. Questo è un culino di, mi sembra, di ricotta di bufala. Ah, wow, guarda. Ah. Beh, sa che buono.
Madonna, odore di basilico. Quello sarà sicuramente pomodoro. E poi ci sono delle praline di basilico. Ti faccio un assaggio per cortesia. Sì. Mamma mia, un ciavolta. E mezzo della bruschetta. Supplì. Sì. Crocchetta. E mozzarella. Assaggialo. Buongiorno, è mattina. Vi volevo far vedere com'è qui. Quanta bella frutta. No, sta male. Rigate. Vabbè, alla fine leggeri. Leggeri. Un trittico di. Tutto. Trittico, vedete? Un trittico. Oh, oddio, ho capito tipo trittico, perché stavi a criticare. Sembra buona, è tornata da poco. No, poi ti piace. È buona. Però al palato c'è parecchio olio, un po' oliosa, però è buona. Questo è buonissimo. Mi immagino. Già. No, avrò preso che questo è al miele? C'è, ci ho messo io, voglio dire. È integrale? Dietro c'è la marmellata, non lo so. Sembra sì. Dai. È un tempo un po' così, siamo stati un po' sfortunati sul fattore tempo. Peccato, vi devo dire la verità, questo video lo sto registrando con la videocamera buona. Vi faccio vedere un attimo la spiaggia e come stiamo messi. Allora, questa qua è la spiaggia dell'hotel, che è molto molto bello. Peccato che il tempo sia un po' così così, perché comunque è figo. Però diciamo che l'acqua purtroppo oggi a San Marco è un po'... Ah, ma c'è una sirena! Ma sì? Sì? Una sirena, vuoi dire? Una sirena, vuoi. Mamma mia, quanto sei bella! Grazie, amore! Una sirena! Peccato che non posso farmi il bagno. Lo so. Ed è questo qua, è tutto il... Lambradam, bum bum, cia cia. Ragazzi, ragazze! Oggi ce ne andiamo, però ce ne andiamo a Battipaglia, dai nostri amici della zona di Battipaglia. Vi faccio vedere oggi com'è, dato che stiamo partendo. Ed è giusto che sia così. Oggi si parte e questa è la situazione. Calcolate che però tanto laggiù ci stanno i nuvoloni, quindi pioverà, merda. Pioverà per tutti. Per tutti quanti voi pioverà. 2 hours later. In questo momento siamo dalla zizzona di Battipaglia, che sicuramente voi vi ricordate. Scusate, ma tira un po' di vento, quindi spero che si senta bene, il microfono buono ce l'abbiamo. E hanno fatto una struttura gigantropica, ragazzi. Cioè una roba incredibile, super curato. E poi ci sono delle ragazze bellissime. Io non so com'è possibile, ma ci sono delle ragazze bellissime. Ma tu lavori qua? Ah, e perché lavori qua? Perché mi piace. Ah, perché ti piace? Niente, poi facciamo l'aperitivo, poi viene Marco Cimino, vi ricordate delle live Pokémon, eccetera, eccetera. Vi faccio vedere che per l'appunto là c'è il logo della zizzona di Battipaglia in lontananza. E niente, raga, veramente vacanza top. E se passo a raga, vorrei dei pomodori del pennolo, non li trovo. Allora, io non so se vi avevo promesso che vi facevo vedere il pranzo. Fatto sta che non l'ho fatto vedere. E fa caldissimo, adesso abbiamo 2 ore e 37 minuti da Battipaglia a Roma. Abbiamo mangiato, abbiamo fatto tutto quanto cosce. Mm-hmm. Abbiamo incontrato Marco, un saluto a Marco. E niente ragazzi, queste vacanze sono finite, torniamo a casuccia. E spero che sia uscito un bel video. Non so, io c'ho sempre la cosa che non sono tanto capace a fare sti vlog, magari perché non ne faccio tanti o magari perché mi sottovaluto. Non ne ho idea. Amore mio, tu come sei stata? Benissimo. Sei stata benissimo. Mm-hmm. Ma ti stai riprendendo un po'? Poco. Ah, metà faccia. Mamma mia, ciorta. E quindi signori, grazie mille a tutti, vi vogliamo bene. Al prossimo appuntamento, al prossimo viaggetto, al prossimo... magari ci facciamo ad agosto, non lo so. Va bene. Va bene. Ciao. Ciao.